Salve amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Detto questo, cominciamo subito. Il primo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza durante una veglia funebre. Il video mostra una donna che aspetta i parenti del bambino deceduto. In attesa dell'arrivo dei genitori, la donna legge un giornale. Ad un certo punto, però, la bara si apre. Ciò che viene ripreso è davvero terrificante. Questo è ciò che è stato filmato. Una famiglia in vacanza nello Yucatan ha realizzato questo filmato. Durante la loro permanenza in quel posto, decidono di visitare alcune grotte storiche di quel luogo. Durante la registrazione, qualcosa cattura l'attenzione di quei turisti. Ciò che viene ripreso è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Mamma, mi acaba di dar miedo, veo una cara. Hay una cara. Se ve impresionante. ¿No ve la cara? Sí. Alguien toque el agua, por favor. ¿Cómo es posible que se vea esa cara? Mamá, parece que tú. Sí, parece mira el pescadito. ¡Oh, pescadito! Está súper. Creo que yo no me meto porque me da miedo. Ay, X. Que era como lo de ahorita y no se ve nada. ¡Qué hermoso! Mamá, me acaba de dar miedo. Veo una cara. Hay una cara. Se ve impresionante. ¿No ve la cara? Sí. Alguien toque el agua, por favor. ¿Cómo es posible que se vea esa cara? Mamá, parece que tú. Sí, parece que mira el pescadito. ¡Oh, pescadito! Durante un noticiario del Perù, una giornalista sta documentando un'alluvione che sta avvenendo proprio in quel momento. Ad un certo punto, il cameraman gira la telecamera per fare una panoramica del luogo. E proprio a questo punto non si accorge di aver catturato qualcosa di spaventoso. Questo è ciò che è stato filmato. T6, mira la escalera. ¿Cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira, una persona con mi T6. Mira la escalera. ¿Cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Il prossimo filmato è stato ripreso da due ragazzi mentre tornavano in auto a casa loro. Il video mostra una strana sagoma nera sospesa in aria, che in un primo momento rimane ferma in un punto preciso, dopodiché incomincia a muoversi, per poi scomparire all'improvviso. Durante un'indagine paranormale in un cimitero di notte, i cacciatori di fantasmi scattano alcune foto. In una di queste rimane impressa quella che sembra la figura di una bambina, dall'aspetto poco rassicurante. Il video seguente è stato realizzato da un uomo che, dopo aver fatto una seduta spiritica senza volerlo, avrebbe evocato uno spirito maligno che tuttora oggi lo perseguita. Una sera, mentre era solo in casa, sente delle strane voci. A quel punto decide di filmare il tutto con la sua telecamera. Ciò che viene filmato è davvero impressionante.
degli strani fenomeni accadono in un reparto di un ospedale in Messico. Alcuni dipendenti, spaventati da questi fenomeni, decidono di installare una telecamera. Ciò che viene filmato è davvero impressionante. Il video seguente è stato registrato in un cimitero di notte. All'inizio non succede nulla di particolare. Dopo qualche minuto, la telecamera cattura una strana ombra nera che passa velocemente in mezzo alle tombe. Il filmato è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato ripreso. Ok, entonces ahora, ¿cambiamos el cuadro? Este el primer encuadre, ¿eh? L'ultimo filmato è stato realizzato da un uomo di nome Christian. Mentre stava tornando a casa sua in macchina, nota qualcosa di strano sospeso in aria. A quel punto prende il suo telefonino e incomincia a registrare. Questo è ciò che è stato filmato. Video davvero terrificanti e spaventosi. L'ultimo filmato è davvero strano, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo filmato. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!